verrà caratterizzata soprattutto dal rapporto tra cultura e ambiente, la settimana in cui Fano diventa protagonista dal 4 al 10 marzo come capitale della cultura insieme a Pesaro. Una settimana che è stata presentata questa mattina nella Sala Morganti del Museo Civico, dove è esposto il dipinto del Perugino riproducente la Madonna e Santi. Dal museo poi il programma delle iniziative rimbalzerà al Teatro della Fortuna, dove molte associazioni cittadine presenteranno le loro iniziative, ma sarà il Festival dell'Economia Circolare e della Transizione Ecologica Circonomia a fare da trade union tra le varie proposte sostenute dalle istituzioni, dalle aziende, dagli istituti di credito, associazioni, diocesi, come visite guidate, seminari, presentazioni di libri, mostre, concerti e altro ancora. Le prime notizie sul programma e sul coinvolgimento cittadino sono state esposte questa mattina da Andrea Angelucci, presidente del Circolo Bianchini, da Francesco Ferrante, ex presidente di Lega Ambiente, da Giorgio Calcagnini, rettore dell'Università di Urbino, da Claudio Aveltroni di Enerico, Luca Campanelli, rappresentanza dei giovani, e dall'assessora Cora Fattori, centro e perno della organizzazione. Cosa comprende il Festival dell'Economia Circolare? All'interno di questo contenitore che cosa troviamo? Ricordiamo è dal 4 al 10, in cui troviamo momenti dedicati ai giovani, proposti dai giovani e dagli under 25, troviamo momenti in cui si parla di parità di genere, troviamo momenti in cui si parla anche di Israele e Palestina e quindi di temi relativi a pace e conflitti, ma troviamo tutta la parte relativa ai rifiuti, tutta la collaborazione con i consorzi, troviamo lo spettacolo e troviamo anche la serietà scientifica attraverso quelli che sono gli approfondimenti. Ricordiamoci che un momento importante sarà il report dell'economia circolare relativa alla situazione economica nazionale e soprattutto regionale. Questi sono momenti di alta formazione importantissimi in collaborazione con le università di Urbino e di Ancona, la Politecnica delle Marche, e con il Fano Marine Center, che ricordiamo un'eccellenza, un unicum nazionale presente nel nostro territorio. La settimana dura dal 4 al 10 marzo prossimo. Quali saranno le location di queste iniziative? Allora, le location saranno anzitutto il Teatro della Fortuna, perché il Teatro della Fortuna è un luogo, dobbiamo ricordarci che è uno dei principali, se non il principale luogo della cultura, assieme al museo, però per questi spettacoli e il teatro. E poi dopo ci sarà il Gonfalone e la nuova Sala della Cultura, che presenteremo proprio in quell'occasione. Quindi doppiamente vi invito a partecipare per conoscere anche quest'altro contenitore che si viene a creare a servizio della città, per sviluppare la cultura della città.